contrada del Val di Montone, Val di Montone che ha corso il Palio di luglio e tornerà in piazza anche per il Palio di agosto. Buonasera capitano. Buonasera a voi. Allora, con il capitano Aldo Nerozzi iniziamo un po' a parlare della carriera di luglio e poi inizieremo ovviamente anche a commentare quella di agosto. Allora, capitano, un palio particolare, quello di luglio, rinviato per 2 giorni a causa del maltempo, una mossa di cui si è parlato molto. Iniziamo proprio da questo. Eh sì, in effetti è stato un palio un po' più lungo del solito perché, insomma, rimandarlo di un giorno è già, ma di due è stata veramente pesante. Però d'altra parte bisogna adattarsi a quello che capita. Allora, il Val di Montone ha scelto Jonathan Bartoletti, Fantino con cui ha un rapporto da molto tempo, Fantino che ha vinto anche l'ultimo palio proprio nel Montone, quindi diciamo una conferma per il palio di luglio. Mi sembra che ve l'avevo detto anche in qualche altra intervista con Jonathan. Avevo un patto abbastanza chiaro, a parte il rapporto è vero che viene da lontanissimo, tra l'altro è quello che è il Fantino che ha vinto l'ultimo palio, però il patto era chiaro, se il cavallo del Montone gli fosse piaciuto si perdeva poco tempo. Lo ha mantenuto quindi? Lo ha mantenuto, anche se aveva qualche altra situazione di importanza notevole. Sì. Nonostante l'avversario in piazza, no? Perché poi si parla tanto anche di quello, lui è un Fantino che onestamente, non ha questo problema, diciamo. Direi proprio di no, che Jonathan non sta a guardare quando la situazione cavallo e contrada le piace, non guarda se c'è l'avversario o meno. Cavallo andato in sorte Ungaros, uno dei pochi cavalli in questo lotto, poi ne parleremo ovviamente proprio dei cavalli che aveva già corso dei pali, quindi con un po' più di esperienza rispetto agli altri 6 che erano nuovi, no? Come commenta un po' il cavallo, come sono andati anche i giorni che poi appunto sono stati anche un numero un po' più alto del solito qua in contrada? Senti, ti dico la verità, Ungaros è un cavallo che io avrei voluto. Nei pali aveva fatto, i due pali aveva fatto, non è che avesse dimostrato grosse cose, però a me è un cavallo che piaceva, che piace, e quindi quando ci è toccato sono stato molto contento, anche perché pensavo che a Jonathan sì, gli piacesse. Ecco. E quindi ti dico che sì, chiaro, c'è stato le solite cose, trattative che si fanno sia il 29 e il 13, però abbastanza veloce, insomma, ecco. Sì. Un cavallo che nei giorni onestamente non ci ha dato grossi problemi, un po' come tutti i cavalli, qualsiasi cavallo che ti tocca in sorte, qualche problema ce l'ha, perché sennò sarebbero davvero cavalli di legno. Invece sono cavalli vivi che hanno fatto la notte la tratta, lui ha fatto solo la tratta, però hanno già lavorato prima, quindi qualche problemino, però devo dire è stato un cavallo molto ma molto, diciamo, positivo. Anche nei sei giorni non ci ha creato grossi problemi. Quindi un cavallo che le piacerebbe rivedere tra i 10? Dico proprio di sì, certo. Allora, parliamo un po' appunto anche proprio dei cavalli in generale che sono stati poi scelti da voi capitani per il palio di luglio, 6 esordienti, no? È stato detto più volte un numero un po' troppo alto di esordienti, prima della carriera voi capitani mi avevate detto in realtà 3-4, poi in realtà si è arrivati a 6. Cosa è successo, capitano, il 29? È la verità con questo, io tra l'altro so uno e dico... cavalli nuovi sì, perché c'è un bel parco di cavalli, si parte un bel parco di cavalli, però 2 massimo 3 per volta, e invece siamo stati costretti, dico così, a prendere 6 cavalli, perché ti ripeto, siamo stati abbastanza costretti. Numero molto basso quello che è arrivato alla scelta dei capitani. Esatto, sì. E credo sia una cosa un po' da valutare quando ci sarà il tempo, magari all'inizio dell'inverno, da capire un attimino come mai, perché si parte con un bel numero di cavalli e poi si arriva alle scelte e siamo
abbastanza stretti. Guardando ad agosto, quindi questa cosa dovrà cambiare? Se lo guardi un po' così, per quello che si sente dire, quello che si vede, ho paura qualche altro cavallo nuovo ci voglia. Sperando che quelli che hanno corso a luglio, perlomeno 6-7 cavalli possano rientrarci. Lei di quelli nuovi chi reinserirebbe ad agosto? Ma di quelli nuovi... Cioè, quale gli è piaciuto particolarmente? Allora, Arestelci, secondo me è stato un ottimo cavallo. Non mi è dispiaciuto assolutamente Veranu, bella andatura, poi con il primo palio l'andatura purtroppo che poi viene fatta per palio, non è detto un cavallo sia super, però mi è piaciuto, mi è piaciuto anche la del Bruco, quindi dico dai, questi anche la Civetta tutto sommato può essere una, è una femmina, insomma va un po' rivista perché un po' in quei giorni forse un pochino aveva subito, però vediamo, dai. I cavalli assenti ad agosto, tale quale, Zio Frac, Andai Bola, insomma, ci saranno oppure no? Che ti devo dire, si sente dire tante cose, quello va da una parte, quell'altro va, non lo so, non te lo so dire. Andai Bola si sente dire va a correre da qualche altra parte, poi se sarà vero lo vedremo. Poi se anche va a correre da qualche altra parte può sempre fare, può essere sempre scritto e fare sia le prove di notte o andare direttamente alla tratta. In caso, secondo lei, sarebbe il caso di inserirli? Vediamo. Come fu detto ora è un po' presto. Perché poi sennò si arriva nuovamente ad un numero di esordienti molto alto. Ma no? Tanto se sto detto, se quelli di luglio sono ripresentati tutti, ovviamente... Se sono a posto sono 6-7 cavalli, quindi al massimo possono essere inseriti 3, poi può darsi qualcuno, tipo quello Zenis, può darsi un cavallo che ha già corso, che a agosto sia pronto per rientrare. Quindi. Allora, questo è un palio dove ci sono 3 coppie di avversari alla fine dopo l'estrazione e nuovamente il Val di Montone ha l'avversario in campo. Come vedo certo. Un po' questo palio a livello anche strategico generale? Ma senti, io quello che ho detto a luglio, purtroppo se l'avversario ci sa, quindi siamo abituati ormai a correre con l'avversario. A luglio si poteva correre da soli, invece poi sono usciti e si è corso con l'avversario. Agosto invece si sapeva che correvano, ti voglio dire, la mia strategia non cambia. Jonathan Bartoletti, resta quello il punto di partenza anche dopo luglio per il Val di Montone? Con Jonathan il rapporto, come si è detto prima, è un rapporto ottimo, quindi vediamo se può essere. Tornerà anche Gingillo ad agosto, un altro fantino che ha avuto rapporti in passato con il Val di Montone, è ancora così oppure no? Certamente sì, sì sì. Quindi un altro fantino che potrebbe arrivare, diciamo. Può essere. Poi si parla ovviamente molto di giovani, abbiamo visto degli esordi anche a luglio. Ecco, secondo lei questo è un palio che vedrà altri esordienti? Ora non so ovviamente il Val di Montone avendo l'avversaria, però in generale dico. Può darsi qualche altro debuttante, ci possa essere, sì. Salvatore Nieddu, com'è il rapporto? Sempre lo stesso? Forte. No, il rapporto è certo un rapporto importante che ormai si porta abbastanza da lontano e come ha detto te, non è una cosa semplice perché c'è l'avversario. L'avversario, però sì, e poi voglio dire è un ragazzo giovane, ha da fare la sua esperienza, non dico mai di no a niente perché può darsi che ci sia la situazione anche per lui, però... Vediamo, è chiaro, correndo l'avversaria diventa un po' più difficile. Quindi potrebbe essere questo un anno dove c'è un po' un cambiamento generazionale nei fantini, perché 2 esordi a luglio, adesso ci potrebbero essere altri, no? Potrebbe essere poi un inverno anche di cambiamenti nei rapporti, nelle strategie. Può darsi, penso di sì, perché voglio dire qui ci sono dei fantini che sono big, che cominciano ad avere anche un'età abbastanza... Per carità di Dio, e rispetto a prima, oggi possono andare più avanti anche con l'età perché
completamente diversi, perché montare a cavallo è una cosa, poi fra palestre, fra alimentazione, tutto quanto, oggi l'età secondo me è un po', si è spostata, è andata più avanzata. Però è chiaro, anche i giovani, ormai ci sono dei giovani che sono anni che girano e che scalpitano, alla fine poi è giusto che chi se lo merita trovi lo spazio. Domanda finale sull'argomento di cui si è parlato di più dal Palio di luglio ad oggi, che riguarda il mossiere. La mossa di luglio ha fatto discutere, poi la decisione di voi capitani di prendere un po' di tempo dopo il giorno dell'estrazione, la volontà di riconfermare Ambrosione che però non si è reso disponibile e così il nome di Renato Bircolotti. Come commenta un po' questo percorso dal momento della mossa del Palio di luglio fino poi alla scelta di Bircolotti? Ma allora, per quanto riguarda Ambrosione, che c'è da dire? Ha fatto 19 pali, è sempre stata una persona, per carità di Dio, con un buon tempo di mossa, però ultimamente le mosse le dava un po' giovani. E anche durante il palio c'è stato anche per le prove che le mosse le dava giovani. Tant'è che noi un giorno ci siamo riuniti e gli si è detto questa cosa, che insomma ci sembravano un po' giovani e non si voleva magari che per il palio succedesse la solita cosa. Lui ha preso nota, ha detto avete ragione, tutto quanto, però va bene, e lui ci ha detto qualche altra cosa, si doveva dire a Fantini, vabbè. Poi si arriva al palio e in effetti la mossa che è stata valida, a mio avviso non era una mossa da dare valida. La rincorsa c'aveva 2 metri ad entrare, qui come fa a essere valida? A parte, poi ti voglio dire proprio riguardo a me che Jonathan avrà anticipato un attimino, ma se lui sgangia, invece non ha fatto né quello e né l'altro. Voglio dire, a quel punto lì poteva invalidarla, visto che la rincorsa era Lei era ancora tra quelli a favore nel riconfermarlo oppure Non rispondiamo, ok. La scelta di Bircolotti? La scelta di Bircolotti secondo me è stata una scelta, Dio, giusta, perché di quelli dei nomi che si sentiva dire è quello che la mossa la dà in tutto l'anno, la dà in tutta Italia, nei pali d'Italia, quindi è la persona più abituato a fare questo tipo di lavoro. Capisco che quando l'ha fatto nel 2022 non è venuto un buon lavoro, però dal momento, allora, che intanto il mossiere lo fa e che gli dà la possibilità di ritornare sul verrocchio, secondo me non può fare che bene. Secondo me è stata una scelta giusta. Grazie Grazie, capitano. a voi e A presto. a presto.